Si chiama istruzione parentale ed è un'alternativa alla frequenza delle aule scolastiche. È una modalità con la quale i genitori progettano, gestiscono e provvedono direttamente all'istruzione e all'educazione dei propri figli. In passato non erano tanti i bambini e i ragazzi che venivano lasciati a casa con questo obiettivo. Dallo scorso anno, invece, per via della pandemia, i casi sono aumentati anche nella provincia di Pesaro Urbino, come ci conferma una mamma pesarese. Quali sono le ragioni che l'hanno spinta verso questa misura per suo figlio? È stato l'anno scorso. Abbiamo iniziato questa esperienza, questa avventura. La ragione che ci ha spinto a fare questa scelta è stata l'applicazione del protocollo Covid a scuola. Io, quando le scuole sono state riaperte, volevo che mio figlio potesse ritornare il più possibile in una situazione di normalità, quella per intenderci che aveva lasciato, insomma. E leggendo il protocollo Covid, però questo non si poteva verificare. Questo ci spiega Maria, nonostante ci fossero i presupposti. Infatti, ha proseguito, nel rapporto dell'Istituto Superiore di Sanità, che era la base del protocollo Covid, si rassicurava sul fatto che la mortalità e l'incidenza del virus era bassa per i bambini e che, anche se contagiati, non avrebbero trasmesso il virus agli adulti. E invece dovevano indossare la mascherina anche in classe, pure se seduti al banco e distanziati. E come funziona esattamente l'istruzione parentale? È un rapporto uno a uno, genitore e figlio, genitore e bisogni del proprio figlio. Ci sono degli obiettivi da raggiungere, che va da sé che nel momento in cui il bambino è incentivato vengono raggiunti in maniera naturale, e alla fine anno c'è un esame di verifica. Dove viene tenuto questo? Si può fare in qualsiasi scuola statale su tutto il territorio italiano. E si è tenuti poi a comunicare il risultato alla scuola cosiddetta viciniore, ovvero la scuola che è quella vicino nel luogo di residenza del bambino. Per Maria non è corretto parlare di scuola dell'obbligo, bensì di istruzione obbligatoria, avvalendosi della scuola statale o di un altro percorso che la famiglia ritiene più opportuno per i figli. È un diritto, ci spiega, sancito dalla Costituzione ed è riservato a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. È altrettanto sbagliato per la mamma affermare che con questa modalità i piccoli studenti vengano esclusi dalla vita sociale. Diciamo che nel nostro percorso abbiamo incontrato altre famiglie e poi si possono creare occasioni di uscite insieme, di gruppi di studio insieme, anche un pranzo, una situazione di convivialità insieme, laboratori insieme. Quindi io direi che c'è una riscoperta di una socialità positiva. Conosce anche altre famiglie della nostra provincia che hanno scelto questo tipo di istruzione? Guardi, le posso dire che già l'anno scorso, nella scuola statale in cui ho fatto sostenere l'esame a mio figlio, mi hanno detto che il numero era quasi triplicato. Quindi anche quest'anno comunque so di un buon numero, insomma, oltre alla nostra famiglia, di persone che hanno scelto l'educazione parentale. L'anno scorso, nella scuola statale dove ho dato l'esame, erano intorno a una quarantina di bambini. È un numero destinato a crescere? Assolutamente sì. Arrivi a un certo punto in cui ti chiedi qual è la cosa, né conveniente né facile, ma la cosa che in coscienza senti di dover necessariamente fare per il benessere di tuo figlio.